È stata la giovanissima Josephine Riccio, 16 anni, di San Potito Sannitico, come abbiamo riportato in una precedente edizione, la prescelta insieme ad un altro casertano di Vitulazio, Giovanni Scialdone, al titolo di Alfiere della Repubblica Italiana. Noi l'abbiamo incontrata, eccola spigliata e con le idee chiare ai nostri microfoni. Josephine Riccio, perché Josephine? Buongiorno a tutti. I miei genitori mi hanno dato questo nome perché la mia nonna paterna si chiamava Giuseppina e per far sì che questo nome fosse più moderno mi hanno dato il nome Josephine. Quanti anni hai? Ho 16 anni compiuti l'11 giugno 2022. E attualmente che scuola frequenti? Attualmente frequento l'Istituto Superiore Vincenzo De Franchis di Piedimonte Matese. Sono al terzo anno e come indirizzo ho scelto il turismo. Senti, Alfiere della Repubblica, ti aspettavi una riconoscenza così importante dal Presidente della Repubblica? No, io l'ho scoperto per caso ed essere un alfiere riconosce un titolo davvero prestigioso e importante. Quando andrai a Roma? Andrò a Roma il 24 febbraio. Chi ti porterai con te? Porterò con me innanzitutto i miei genitori, che fin da subito, come il resto della mia famiglia, mi hanno sempre sostenuto. E poi mi piacerebbe se ci fossero con me anche i professori, il preside e i miei compagni di classe. Josephine, che cosa vuole fare da grande? Da grande sono un poco incerta. Vorrei, al momento mi piacerebbe essere o una biologa, un avvocato o un hostess. L'unica cosa che so al momento è che voglio proseguire gli studi in futuro. Qual è il tuo sogno nel cassetto, come si dice solitamente? Il mio sogno è innanzitutto quello di viaggiare. Poi forse non sarà possibile, ma io credo nei miracoli, ovvero quello di conoscere il donatore che nel 2017 mi ha donato il suo midollo osseo. Per cui lo vogliamo dire giusto in due battute, che cosa è successo? Qual è stato il problema che tu hai avuto? Io nel 2016 mi è stato diagnosticato una leucemia linfoblastica acuta di tipo T, che successivamente si è ripresentata e mi ha costretto a sottopormi ad un trapianto di midollo osseo. L'ultima domanda, a chi vuoi dedicare questo premio? Dedico questo premio innanzitutto a tutta la mia famiglia, poi alla mia scuola, al preside, agli insegnanti, ai miei compagni, tutti, e poi lo dedico all'ospedale Santo Bono Pausilipon di Napoli, che dal 2016 mi ha in cura.